Benissimo, noi dobbiamo partire da un concetto, da una locuzione che è immagine del mondo. Cos'è l'immagine del mondo? Ora, possibilmente arriva qualche filosofo e ci dice, come nel caso di Heidegger, che ci dice, l'avete studiato voi Heidegger? Sbalordito se mi pensa. Ecco, perfetto. Che ci dice che l'immagine del mondo è una cosa tutto sommato moderna, è una cosa che nasce con la modernità. In realtà, dobbiamo purtroppo, da storici, smentire Heidegger, perché l'immagine del mondo è qualcosa che appartiene all'uomo e è qualcosa che appartiene soprattutto all'uomo storico. Perché qualsiasi, come dire, qualunque realtà antropica, e quindi di tutte le aree, di tutte le epoche, deve necessariamente avere un'immagine del mondo in cui vive. Naturalmente, l'uomo preistorico, cioè l'uomo protostorico, ma io direi anche, come dire, neolitico, aveva questa immagine che poteva essere una valle, poteva essere un fiume, poteva essere, un monte, cioè un punto di riferimento. È chiaro che nella storia l'immagine del mondo diventa una cosa più elaborata nel corso della storia, poi si incomincia dall'immagine, come dire, del mondo così abbastanza elementare, poi si passa alla conoscenza geografica del mondo e quindi alla rappresentazione anche scritta del mondo. E qui ci avviciniamo un po' all'argomento. Appunto di questo seminario, la rappresentazione del mondo che può avvenire in tante cose, in tanti modi. Ad esempio, che ne so, i popoli babilonesi, i popoli assiri, insomma, voglio dire, prendevano, cioè, una mattonella di ceramica, insomma, come dire, di terracotta, e disegnavano delle vie, delle strade, delle piccole cose, facevano delle piccole schizze, diciamolo così, che poi sono state decodificate e ci hanno in un certo senso rappresentato, lasciato in eredità questa immagine per dire che anche loro, insomma, avevano un mondo e che era un mondo non solo materiale, ma era un mondo anche mentale. Era appunto la rappresentazione, l'immaginazione. Quando noi parliamo di Edrisi e quindi parliamo del Medioevo, già possiamo dire che questa rappresentazione del mondo, questa immaginazione del mondo e questa descrizione del mondo diventa già un fatto abbastanza evoluto. Quindi noi abbiamo questa immagine di un Medioevo, diciamo così, un po' rappresentato come un'accozzaglia di secoli bui. No, in realtà già nel Medioevo esisteva una descrizione del mondo e quindi della terra, che allora non era la terra che conosciamo noi, era l'ecumene, cioè il mondo abitato, quello che si conosceva, cioè che si riconosceva come abitato. È una rappresentazione già estremamente evoluta. Già nel Medioevo noi abbiamo ad esempio una, come dire, rappresentazione cartografica che ovviamente non veniva riportata sulla carta che abbiamo oggi, perché la carta, insomma, diciamo, ha una storia un tantino più recente, poi la stampa a caratteri mobili risale al XV secolo, quindi non possiamo proprio parlare della carta di oggi, ma come dire, i libri di un tempo erano libri che potevano essere di papiro, ma c'era questo dall'antichità più lontana, potevano essere appunto delle tavolette di terracotta, oppure, come avveniva molto spesso nel Medioevo, erano delle pelli, come dire, di animali che cioè, quindi, che venivano utilizzati per la scrittura. Nel caso di Edrisi è chiaro che lui aveva questo tipo di supporto, perché noi abbiamo un'opera di
Pietrisi, che è appunto il libro di Ruggero, che è fatta proprio con in cartapecore, cioè dire con la pergamena. La pergamena è proprio questa sostanza animale che poi è essiccata in un certo modo, pergamena perché viene poi da Pergamo, che era un'antica città, che consente, diciamo così, di fissare poi attraverso un inchiostro, attraverso dei coloranti, di fissare immagini e scrittura. Sono anche esperti di palinsesto le ragazze, abbiamo fatto anche un po' la materialità. Perfetto. Perfetto. Quindi noi stiamo partendo da questa immaginazione cartografica e geografica della Terra. Bene, le immagini della Terra che ci arrivano dal mondo antico sono tantissime. Questa chiaramente, cari studenti, è una premessa, ovviamente. Sono diverse perché già, voglio dire, nel mondo greco noi abbiamo una immaginazione della Terra. Ad esempio abbiamo dei pensatori, dei filosofi che erano già anche, come dire, dei geografi. E pensiamo ad esempio ad Anassimandro. E qui possiamo andare, ma prima penso che sì. Anassimandro era uno dei primi filosofi. A volte quando si fa storia di filosofia si pensa a Talete, Anassimandro, Anassimene. Questi sono i pensatori, i filosofi che ci arrivano a noi, non significa che non ce n'erano altri, però in un certo senso sono, siccome ci arrivano questi, noi parliamo di questi, sono questi che sono rappresentativi appunto della emblematici di quell'etate. Ebbene, già noi con Anassimandro, e quindi stiamo parlando di un'epoca che risale al VII-VI secolo, e avanti di vista abbiamo un'immagine della Terra che è proprio questa qua. Io tesoro ora devo uscire, grazie. Che è questa che vedete, che è, questa naturalmente è una ricostruzione. Cioè dire, se noi pensiamo che già, come dire, questa è una immagine di quel periodo che è filtrata però da una rivisitazione moderna, contemporanea, cioè non è che sulla base delle cose che lui scrisse, cioè 10 anni fa, 20 anni fa, è stata fatta questa ricostruzione. Lui vede praticamente una Europa e poi l'Africa, che il nome era allora Libia, e poi c'è l'Asia che è in parte quasi uguale. Naturalmente non dovete tenere conto delle proporzioni, perché sono completamente cambiate rispetto ad allora, cioè praticamente non si avevano gli strumenti, i mezzi per poter rappresentare il mondo come viene rappresentato lì in quella mappa. Quindi, però, già noi ci accorgiamo che si aveva questa idea del mondo. Era un'idea che ovviamente era anche intessuta di miti, non era solo qualcosa che apparteneva alla realtà, cioè, sia Anassimandro, ma sia questa Anassimandro, poi abbiamo quella, questa qua di Ecateo, cioè sono realtà che in parte sono acquisite, diciamo così, attraverso l'esperienza, ma in parte sono puramente immaginarie. Ad esempio nel caso di Anassimandro, cioè lui pensava non alla Terra come sfera, di forma sferica, ma lui pensava alla Terra piatta, alla Terra un disco piatto. E questo ci fa pensare a questa regressione del pensiero dei tempi moderni, in cui i terrapiattisti ritornano a quelle immagini pazzesche di questa Terra che non è rotta, che non è sferica, ma è qualcosa che sta appunto su un piano. Oppure, come la sezione, sempre Anassimandro, rappresentava la Terra come la sezione di un tronco, quindi quello che si vede di sopra, e questa, secondo lui, poteva essere la Terra.
È chiaro quindi che il mito aveva un'influenza decisiva, molte popolazioni non erano popolazioni che erano riscontrate attraverso la ricerca, ma erano popolazioni inventate. Gli iperborei, insomma, oppure il fiume Oceano, cioè un fiume che praticamente contornava questa, questo cerchio, insomma, questo circolo che era appunto la rappresentazione della Terra. E tuttavia, insomma, noi ci accorgiamo che da questo punto di vista esiste una grande evoluzione, cioè dire già ad esempio nel mondo greco abbiamo, e qui già si può vedere, possiamo passare alla, questa è ad esempio la rappresentazione del mondo che aveva Erodoto. Erodoto sicuramente voi ne avete sentito parlare, era un grande storico greco del V secolo avanti, ovviamente avanti Cristo, che rappresentava la Terra in questo modo. Già voi sicuramente vi accorgete che è un tantino diversa, è un'immagine, anche perché Erodoto, oltre ad essere uno storico, cioè dire uno che raccontava la storia degli avvenimenti, era anche un viaggiatore. Cioè lui, ad esempio, in molte zone che lui rappresenta, anche questa ovviamente, ci tengo a precisarlo, andiamo indietro, anche questa è una, come dire, una ricostruzione moderna. Cioè questa ricostruzione è basata sulle opere che sono intitolate i libri delle storie, le storie di Erodoto. Allora, qualcuno si mette a leggere più o meno questi passaggi, questi capitoli, e traccia questa mappa sulla base delle indicazioni che ti dà appunto Erodoto. Qui ci accorgiamo che già è qualcosa di più evoluto e ci accorgiamo ad esempio che si ha una rappresentazione completamente errata dell'Africa. Dell'Africa si conosce solo la parte occidentale e quindi la parte desertica e poi la parte propriamente mediterranea, cioè fino all'Etiopia, ma tutto quello che c'è al di sotto dell'equatore non si poteva conoscere. Forse gli italiani si potrebbero dirti, qualcuno si ricorderà l'anno scorso, come si dicevano sotto la parte subsahariana, cosa scrivono i romani dal colore di romani? Qualcuno si ricorda. Quindi anche questa rappresentazione di Erodoto, che secondo me non è perfetta però, cioè colui che l'ha immaginata, cioè diciamo che l'ha trascritta, insomma, non l'ha fatta perfettamente, perché la parte dell'Europa è troppo perfetta per essere, come dire, per essere quella appunto di Erodoto, perché noi vediamo che poi nelle rappresentazioni successive non esiste questa sicurezza di tratti riguardante soprattutto il nord Europa. E questa sembra proprio recente, c'è uno che la vede, vedete lì, guardate quelle immagini, quella è l'Europa reale, insomma. E questa dovrebbe essere una carta del V secolo a.C., non può essere, cioè praticamente non si poteva avere quella cognizione così, insomma, così strutturata soprattutto. Andiamo avanti, e questa è già una carta dal terzo al secondo secolo avanti Cristo, e siamo in periodo ellenistico, e questa è una carta di Eratostene. Eratostene era un geografo, era un astronomo, era anche un filosofo, un pensatore, oggi diremmo anche un etnologo, perché lui studiava la Terra anche sotto il profilo antropico, cioè umano, cioè delle popolazioni che abitavano queste terre, e già anche questa è una trascrizione recente, però già vediamo, insomma, che è attendibile come trascrizione, perché vediamo ancora che c'è questo limite, che non si conosce l'Africa, vediamo, ecco, quello che mi interessa definire, che la parte iberica è chiara, cioè
si ha un'idea di quello che è, e però poi c'è qualcosa che non regge, non funziona nella parte superiore, in cui noi la vediamo troppo contratta, e poi questa Bretagna enorme, ecco, cioè praticamente qui esiste uno dei limiti rappresentativi del mondo antico, cioè dire il nord Europa, la parte alta dell'Europa, che pure insomma fece parte a un certo punto di quello che viene chiamato il limes, cioè dire i confini dell'impero romano, viene rappresentato abbastanza malamente. Questo perché effettivamente non c'erano mezzi e strumenti per poter capire le effettive distanze, le ampiezze reali dei luoghi e così via. Quindi il mondo antico era praticamente questo. Poi è chiaro che si va avanti, i percorsi continuano ancora, ad esempio, e qui andiamo già ad una rappresentazione molto significativa, qualcuno dovrebbe andare là, perché dovremmo andare a una slide successiva, che è quella di Tolomeo. Andiamo avanti, vediamo. Avanti. Ecco, questo è praticamente è un'immagine del XII secolo di Claudio Tolomeo, un geografo e astronomo che visse all'incirca dal 100 al 170 dopo Cristo. Questo è un passaggio importante, perché con Tolomeo praticamente incomincia quella che noi possiamo chiamare la geografia moderna, nel senso non moderna nel senso di età, perché questo ancora, noi siamo ancora molto lontani dalla modernità, però c'è un'idea della geografia, cioè dire dell'ecumene, che aiuta poi i processi che poi arrivano verso la modernità, perché questa idea che aveva Tolomeo resiste, pensate un po', fino al tardo medioevo. È un'idea che resiste, e quindi è ancora rimane l'idea di Edrisi. Edrisi, che è un autore del XII secolo, ha ancora in mente, diciamo, questo telaio rappresentativo della Terra, che è quello appunto di Tolomeo. Ecco perché possiamo parlare, cioè che lì parte, cioè diciamo, questo processo lungo che poi porta alla... Ecco, questa è una trascrizione della Terra di Tolomeo, e questa però risale al XII secolo, perché è stata fatta in un monastero benedettino di quell'età, del XII secolo, e da questa immagine, già questo è un fatto importante, perché sì, è vero che questa è una trascrizione, qualcosa che viene fatto di qualcosa precedente, e però siamo nel XII secolo, quindi voglio dire, è qualcosa che appartiene già a un'epoca che a noi ci permette di fare dei confronti, confronti tra passato, tra il passato più lontano, l'antichità, il passato meno lontano, che appunto è il Medioevo, e il tempo presente. Noi qui ci accorgiamo, e questo, caro Marco, ci consente di capire perché, la mappa che abbiamo visto poco fa di Erodoto è un po' errata, perché già ancora qua siamo nel XII secolo, però vediamo che quasi non esiste il nord Europa, che è molto confusa, cioè, invece lì abbiamo qualcosa di compatto, quindi è chiaro che quella mappa, insomma, quella rappresentazione è abbastanza anacronistica, un anacronismo proprio perché questo è del XII secolo, ma qui al di là della Spagna e della penisola iberica poi non ci capiamo più niente. Esiste qualcosa ovviamente della Gallia, del mondo franco e così via, però poi si perde la cognizione dello spazio e praticamente non è più attinente alla realtà effettiva.
Ma ci accorgiamo anche di un'altra cosa. Siamo nel XII secolo, ancora non si conosce l'Africa, e qui insomma noi vediamo insomma, che l'Africa non è nemmeno circondata da questo e da quello che dagli antichi viene chiamato il fiume oceano, ma è qualcosa che appunto sfuma i suoi confini e si perde, cioè dire è qualcosa che non si riesce ancora a definire, e questo è in un certo senso il limite della rappresentazione tolemaica. Perché è importante la rappresentazione tolemaica? Beh, questo lo ha detto poco fa il vostro professore, è importante perché non dà solo un'immagine fisica della Terra, ma ti dice tante cose sulla Terra, ti dice che ti dà anche una rappresentazione di quello che è il sistema dei pianeti. Sistema tolemaico che ti pone la Terra al centro, quindi noi possiamo parlare di un sistema geocentrico che anche questo durerà parecchi secoli. Non è qualcosa che due, tre secoli dopo Tolomeo viene, diciamo così, superato da un altro paradigma. È un qualcosa che praticamente dura fino a, diciamo, fino a Copernico, fino al XV secolo, tra il XV e il XVI, e poi si dice questo, viene stabilizzato il nuovo sistema che possiamo chiamare eliocentrico, eliocentrico con Galileo Galilei, ed è il motivo per cui Galileo Galilei, in un'epoca in cui la Chiesa aveva un'influenza estremamente fondamentale, ma già un po' meno che in passato, viene per questo condannato dal Santo Uffizio, viene inquisito, viene condannato e poi è costretto addirittura ad abiurare. Questo perché? Perché il sistema tolemaico era il sistema in un certo senso che più corrispondeva al messaggio, diciamo, biblico, e quindi secondo le culture del tempo il messaggio appunto divino. Il sistema eliocentrico che pone al centro il sole era qualcosa che si allontanava. E tuttavia noi però qui dobbiamo capire una cosa fondamentale. Se nel periodo in cui la Chiesa era fortissima, ad esempio nel XII, XIII e XIV secolo, ancora si poteva contestare questo sistema tolemaico della terra al centro, perché la Chiesa era potente, era forte, quindi si poteva permettere il lusso anche di avere un'opposizione interna. Cioè non dobbiamo dimenticare che ancora nel XV secolo, nel 1400 e passa nella seconda parte del XV secolo, Copernico scriveva i suoi libri passando da questo sistema geocentrico a quello eliocentrico, e ancora c'erano cardinali che lo sponsorizzavano, cardinali che gli facevano le prefazioni a queste opere importanti. Tuttavia nel XVI e XVII secolo, quando la Chiesa incomincia, diciamo così, ad avere meno peso, perché condizionata, molto condizionata e frenata dalle monarchie, dalle grandi monarchie europee, che poi in quel contesto diventano anche grandi imperi europei, e la Chiesa diventa più rigida, diventa più, come dire, più aggressiva nei confronti di chi la pensa diversamente, e lì poi succedono i casi di, appunto, di Galileo Galilei che viene processato, è costretto appunto alla piura, e il caso di Giordano Bruno che viene addirittura ucciso, ma altri filosofi anche, come nel caso di Tommaso Campanella, che anche lui ha una figurazione completamente diversa dei mondi possibili, una specie, oggi parleremo di una utopia, e questo non andava più bene. E quindi in quel caso la Chiesa diventava, reazionaria, conservatrice e pericolosamente reazionaria. Questo cosa,
cosa ci suggerisce? Ci suggerisce che in realtà questa idea del Medioevo come un'età regressiva non è vera, cioè non corrisponde alla realtà, perché nel Medioevo si poteva dire, si poteva contestare, ad esempio un grande vescovo era Nicola Cusano, un vescovo tedesco, che poteva contestare e dire, ma non lo so, a me sta terra al centro di tutto del sistema, mi pare un po' strano, potrebbe essere anche che sia il sole al centro di tutto, lo poteva dire, cioè siamo in età umanistica, ancora non c'era, diciamo, questo scollamento tra la Chiesa e i poteri coeffettivi, i poteri che più contavano nelle aree territoriali, quindi cioè, lì praticamente era consentito ancora a un prelato, un altissimo prelato, anche filosofo, anche umanista, di poter dire certe cose. Ma ai tempi di Galileo, ai tempi di Giordano Bruno, ai tempi di Tommaso Campanella, ormai certe cose non si potevano dire. Mi consenti una cosa, Carlo? Sì. Ma giusto per mettere anche in gioco certe conoscenze che loro hanno. Quando avete fatto lo scorso insegnante italiano come si sposi, ricorderete che il barocco comunque nasceva da uno spirito con della controriforma. Perfetto. Che era esattamente quel periodo di grande la Chiesa si irrigidisce per certi versi. Quindi serve a sfatare questo mito del Medioevo come secoli bui. E sta insistendo molto su questo il professore Luzio. Cioè, mi immagino che c'è molto più dibattito interno, la Chiesa era quasi più porosa come istituzione, assorbiva di più. Eh sì, perché la Chiesa era il potere universale per eccellenza nell'undicesimo, e quindi si poteva permettere un dibattito interno. Dai, possiamo anche dire, ragazzi, correggi se sbaglio, che sicuramente anche la... Ciao, che sicuramente anche la riforma operata, quindi servita per cercare di gira ancora di più la Chiesa cattolica. Stiamo parlando di quell'epoca in cui succedono proprio queste situazioni, in cui la Chiesa non ha ormai il dominio pieno sulle realtà. E da un lato per i regni e gli imperi, che ovviamente erano diventati ormai poteri importanti, e poi anche perché la Chiesa si divide, la Chiesa anglicana prende una propria strada, la Chiesa calvinista, insomma, diciamo, il movimento calvinista prende una strada propria, quello appunto luterano anche, ma chiedere anche altri, ad esempio il caso di Janus, un eretico, cosiddetto eretico, sempre di quel periodo, che era polacco, che anche lui, insomma, porta avanti un concetto, diciamo, della cristianità che è completamente... Gli errori che si fanno sono proprio questi, cioè che a volte non si capisce che la modernità porta anche degli arretramenti, sì. E che invece quella che noi consideriamo l'età di mezzo, che dovrebbe essere l'età più arretrata per eccellenza, è quella che invece ha fatto da volano, ha dato spinte enormi. Sì, non dobbiamo dimenticare che, ragazzi, io vi faccio una domanda, voi mi dovete rispondere. Quando nascono le università in Europa, nel mondo antico, nel mondo moderno, oppure nella modernità? Nel Medioevo, giusto? E la stessa cosa noi possiamo dire, ad esempio, delle lingue nazionali, la lingua italiana, la lingua castigliana, cioè spagnola, la lingua portoghese, la lingua francese. Quando nascono? Quando è che cerchi e circoli di intellettuali si rendono conto che dal sostrato dei linguaggi popolari può essere tratta una lingua, in un certo senso, da contrapporre, perché poi di fatto questo avviene, alla lingua latina? Quando avviene questo? Nell'antichità? Nel mondo moderno? Oppure nell'età di mezzo? Siamo ancora nell'età di mezzo. Questo per dire che ci sono delle spinte innovative che sono state poco considerate e che invece noi a questo punto dobbiamo cercare di definire nella loro ampiezza, perché si conoscono poco. Bene, a questo punto noi dobbiamo parlare del XII secolo, che è un po'... abbiamo fatto una premessa, però una premessa, guardate, cari ragazzi, importante, perché se non si capisce questi passaggi poi non riusciamo a capire bene quello che poi è il concetto essenziale delle cose. Il XII secolo,
il XII secolo è il primo momento di passaggio, diciamo, dal mondo antico al mondo moderno. Noi abbiamo questa età lunga premoderna, cioè finisce il mondo antico, poi abbiamo questo che noi chiamiamo Medioevo, che in realtà è un'età premoderna, e poi ci sono dei passaggi che portano verso la modernità. E per modernità intendiamo il mondo che quello che poi arriva fino a noi, il mondo che ci vive addosso. Ebbene, il primo snodo è proprio il XII secolo. Quando alcuni studiosi parlano di una rinascenza del XII secolo, stiamo parlando del secolo di Edrisi, dicono una mezza verità. Uno studioso americano, che se non ricordo male si chiama Harting, che lui dice che è già un'epoca importante, parla di rinascenza, ma secondo me è qualcosa che va oltre la rinascenza, perché se noi pensiamo a quello che succede, i punti di crisi, gli elementi, come dire, di discontinuità che si creano in quel secolo, capiamo che non è una semplice rinascenza. Lì abbiamo già quelli che possiamo chiamare gli albori della nostra modernità. Ed è proprio il secolo, è il secolo di Edrisi, è un secolo importante. Poi alla fine, caro Marco, lo faremo quell'esperimento, perché serve un po' a tirare le somme del percorso che noi stiamo facendo adesso. Un secolo, il XII secolo, che noi possiamo considerare come un campo aperto. Nella storia esistono campi chiusi, cioè, e quindi mondi, civiltà che comunicano poco con gli altri, che sono rinserrati nei loro costumi, nelle loro tradizioni, e poi esistono i campi aperti. Ora, sicuramente il XII secolo è stato un campo aperto, non solo sotto il profilo, come dire, delle discipline, appunto, della conoscenza del mondo materiale, delle ecumene, e quindi della rappresentazione di queste cartografie di cui abbiamo parlato, ma a vari livelli, perché noi ci accorgiamo che determinate cose avvengono in una maniera aperta. Cosa significa in una maniera aperta? Significa che è qualcosa che è difficilmente definibile sotto il piano storico, però noi ci dobbiamo capire. Voi avete sentito parlare dai vostri padri oppure dai vostri nonni del 68, cioè di un'epoca di sconvolgimenti, le grandi contestazioni giovanili, ne avete sentito parlare? No. C'è stata un'epoca, il 1968, che è stato così. Bene, non è che io, che allora ero un ragazzo come voi, di 18 anni, ero collegato con i miei pari, i giovani come me, di Berkeley, di San Francisco, che ne so, oppure di Londra. Io non avevo nessun collegamento. Eppure, siccome era il mondo che si apre, in realtà c'era il collegamento. Era un collegamento oggettivo, che è fatto da mille fili, che non sono fili consapevoli. Noi improvvisamente vediamo che questo mondo si spacca come una melagrana, e senza che noi abbiamo comunicato con Tizio, Caio, sempre che si trova dalla parte opposta del mondo, noi in realtà parliamo lo stesso linguaggio, parliamo, abbiamo le stesse, sentiamo le stesse emozioni. Incominciamo ad avere una cultura che in un certo senso ci amalgama. Ecco, perché succede questo? Questo succede quando l'epoca si apre, e quindi quando il mondo diventa un campo aperto. Poi è chiaro che ci sono stati, dopo sono arrivati i contatti, il piacere on the road di andare in America a fare l'autostrada, cioè poi dopo è successo tutto, però già c'era questa disposizione che nasceva in quell'epoca. Io vi ho fatto questo esempio per farvi capire cos'è un campo aperto. Quando la storia, ecco,
Il XII secolo è stato un campo aperto, perché ad esempio c'erano pochissime relazioni tra, ad esempio, la Sicilia, prendiamo la Sicilia, e il mondo iberico, dove nel mondo iberico, nel XII secolo c'erano delle realtà musulmane, i reinos di Taifas, cioè i regni di Taifa, insomma, erano regni, non era più un califfato, un unico emirato e così via, ognuno aveva una sua collocazione, una propria identità, e quindi un insieme, diciamo così, di stati, ma c'erano anche stati cristiani, perché poi c'erano situazioni in cui il mondo cristiano, diciamo così, era andato poi, diciamo, a questa che viene chiamata Reconquista, che poi non è stata un'idea vincolante per sette secoli, è chiaro, è stata una cosa molto più complessa, però così a volte poi gli storici hanno questo vizio di, come dire, con una parola raccogliere tutto, e si parla di questa Reconquista, in realtà non è, la cosa non è così, voglio dire, schematica. Bene, la Sicilia in realtà aveva pochissime relazioni con questa realtà iberica. Perché? Perché erano realtà diverse. Perché erano realtà diverse. Perché in quel periodo, stiamo parlando dell'undicesimo secolo, vediamo ad esempio che la Sicilia non è più araba. La Sicilia incomincia a essere araba nell'827. Però non dobbiamo pensare a questa data, cioè viene molto minimizzata questa data, dobbiamo pensare all'831. L'831, cioè perché a volte si dice, Marco, che la Sicilia, tutto sommato, non è vero che ha avuto, due secoli di dominazione araba, perché sono molto meno, perché molti paesi sono stati conquistati dagli arabi molto dopo, come nel caso ad esempio di Taormina. Errore, perché in realtà c'è una data invece che è importante, che è la data di Palermo, dell'occupazione di Palermo, che avviene non nel 27, avviene nell'831, e poi Palermo viene occupata dal mondo cristiano, cioè due secoli e 40 anni dopo. Quindi non è vero, cioè praticamente la parte centrale di questo potere, diciamo così, islamico, poi non è vero che ha una durata meno di 200 anni, ma ha una durata di 240 anni, cioè dall'831 praticamente al 1071. Sbaglio, sono 240 anni, sì o no? Sì, 231, 271, sono 240 anni. Ebbene, quindi tra Spagna e Sicilia è chiaro che non esistono ormai grandi relazioni, anche perché, appunto, come dicevo prima, nel XII secolo la Sicilia ormai è normanna, non è più araba. Eppure cosa ci accorgiamo? Cioè, se noi prendiamo questo paradigma del campo aperto e praticamente lo confrontiamo con il mondo di allora, ci accorgiamo che evidentemente c'era quest'area che permetteva sviluppi notevolissimi sul piano degli avanzamenti tecnologici, perché nella mia storia la tecnologia ha un ruolo importante. Non dobbiamo dimenticare che se non ci fossero state le navi, le caravelle con quel tipo di timone, con quel tipo di vele, la vela non l'avremmo mai scoperta. Questa per vedere anche una storia della tecnologia. Quindi la storia della tecnologia è qualcosa di fondamentale. Bene, lì ci accorgiamo che cosa? Ci accorgiamo che il XII secolo è stato importante in Sicilia, il XII, sto parlando del secolo di Idris, è stato importante in Spagna, sia nel campo musulmano sia nel campo cristiano. Perché nel campo musulmano? Perché è il secolo di Averroè, Ibn Rushd, cioè un grande pensatore che, voglio dire, hanno fatto una ricerca. Non teme il confronto poi nel secolo successivo con Tommaso, con Alberto Magno e con Tommaso d'Aquino, perché già lui un secolo prima aveva capito l'importanza
delle traduzioni aristoteliche, della fisica aristotelica, delle scienze e quindi del razionalismo aristotelico. Quindi noi abbiamo nel mondo arabo, in Spagna abbiamo questi sviluppi immensi che poi ovviamente saranno, come dire, assimilati anche dal mondo cristiano. Cioè se non ci fosse stato il XII secolo in Spagna non ci sarebbe stata l'Europa, noi avremmo un'altra faccia, avremmo un altro aspetto, avremmo un'altra cultura, avremmo altre cose. Posso interromperti facendo una domanda, ragazzi? Sì. Come che potremmo chiamare l'antropologia culturale quel momento in cui due culture si incontrano? È un concetto che come si chiama l'acculturazione? Questa è una cosa su cui siamo molto preparati sì. Anche. Quindi effettivamente questo mondo arabo cristiano che poi erano molte che secondo me. E cosa avviene invece? Uno può dire, Marco dice, ma questo avveniva nel mondo arabo, possiamo parlare come di uno stato di eccezione. Non è vero, perché anche nel mondo cristiano iberico e quindi negli stati che ormai erano stati appunto cristianizzati, perché noi sappiamo come sono andate le cose, la conquista arabo-berbera in quelle aree là, bene, ci accorgiamo che c'erano dei passi in avanti su altri campi. Qual era? Ad esempio quella delle traduzioni dall'arabo che hanno cambiato quella che possiamo chiamare la pace, cioè l'identità culturale dell'Europa. Poi, cari ragazzi, dovete sapere che Aristotele oggi lo conosciamo proprio perché nel XII secolo si è fatto un grande lavoro di traduzione, diciamo, delle opere aristoteliche, ma non solo aristoteliche, ma voglio dire dei grandi filosofi dell'antichità proprio dall'arabo. Gli arabi sono arrivati prima, già nel IX-X secolo, già avevano, già nel X secolo conoscevano, perché era una civiltà molto avanzata, quindi conoscevano già l'importanza di Aristotele. L'Europa, praticamente attraverso la mediazione spagnola, cioè con questi traduttori, che erano traduttori latini, traduttori non solo spagnoli, ma che provenivano, come dire, dall'Inghilterra, provenivano dalla Francia, provenivano dall'Italia, e voi dovete ricordare un nome, perché è quello che fonda, uno dei fondatori della cultura europea che nessuno conosce ancora oggi, ed è Gherardo da Cremona, il più grande traduttore del XII secolo, che traduce le opere greche non dal greco antico, ma le traduce dall'arabo. È proprio questo Gherardo da Cremona, poi ovviamente ce ne sono tanti altri, ma questo ne traduce a centinaia, sicuramente molto più di 100, 120, 150, e traduce queste opere e lì cambia praticamente. Ecco, abbiamo, questo avviene in questo secolo, cioè non avviene dopo, non è un portato della parola, avviene nel XII secolo, e lì noi vediamo che questo poi influenza l'intera Europa. E dalla Spagna queste culture poi transitano, ad esempio la medicina araba, ma più che araba io direi come dire persiano araba, perché lì noi abbiamo l'esperienza di Avicenna, che era un arabo però di provenienza persiana, un grande medico che porta molto avanti le conoscenze di medicina rispetto a Galeno, rispetto a Ippocrate. Avete sicuramente letto qualcosa sul giuramento di, come dire, di Ippocrate, ma anche delle teorie, degli umori. Ebbene, la medicina, cioè, del X secolo, XI secolo, con Avicenna, poi ci produce uno sconvolgimento enorme, perché il canone di Avicenna, che è un codice più o meno così, insomma di centinaia e centinaia di pagine, viene tradotto in lingua latina e diventa la base poi degli studi a Generalia, cioè delle università e del mondo europeo. E questo è il campo aperto. E questo è proprio il primo snodo di quella che noi chiamiamo modernità. In Sicilia abbiamo degli sviluppi notevolissimi e siamo nell'epoca normanna,
in cui il potere è detenuto dagli Altavilla, legati apostolici del Papa, però in realtà Marco, sappiamo bene poi che con Ruggero II diventa un regno, cioè diventa il regno di Sicilia e quindi assume un'importanza maggiore. E questo regnum, cioè, diventa una realtà importante in quel periodo. E una realtà in cui abbiamo, ad esempio, un testo paradigmatico, cioè dire uno sviluppo paradigmatico. Cioè paradigmatico significa un cambiamento di modello. E nel campo appunto degli studi geografici abbiamo delle situazioni paradigmatiche anche sul piano letterario, perché anche in Sicilia, senza che ci siano quei collegamenti assoluti, insomma, che ci possono essere tra realtà che hanno stesse culture, anche in Sicilia noi abbiamo il fenomeno delle traduzioni. Vedi, è morta la storia. Cioè questi parallelismi che poi dialogano nel campo. Sì, cioè anche in Sicilia noi abbiamo una figura, ad esempio un letterato molto importante, Guido Aristimaco, che lui, oltre ad essere letterato, oltre a scrivere, oltre a collaborare con la corte di Ruggero II, lui fa anche delle traduzioni importanti, sì? E in questo caso non traduzione dell'animo, ma lui praticamente ha contatti con il mondo, come dire, bizantino, e quindi dal greco, direttamente dal greco antico al latino. E già questo è un elemento importante. Poi abbiamo appunto il caso celebre, che non è un caso siciliano, no? Quando pensiamo alla Sicilia non dobbiamo pensare a una isola con tre punte, eccetera, eccetera, ma dobbiamo pensare come una realtà che ha contatti con l'intero continente, e direi che con l'intero ecumene, perché la Sicilia poi si collega con altre realtà, non solo europee, altre realtà del mondo mediterraneo e quindi euroasiatico, attraverso il mare, attraverso il Mediterraneo e così via. Quindi, Edrisi partecipa a questo rinnovamento. Ora, come io ho detto all'inizio, dobbiamo capire che non viene, come dire, contestato il sistema creato da Tolomeo. Cioè dire, lui si colloca dentro quel sistema, non possiede, non ha ancora gli elementi per poter dire che la Terra è qualcosa di diverso e che si colloca poi in una posizione diversa nell'universo. Questo non avviene, sarebbe un errore dirlo, però se noi prendiamo la mappa andiamo avanti, ecco questa qua, questa è la carta del mondo. Però dobbiamo andare nella pagina successiva perché la dobbiamo, ecco questa qua, capoporta, vedete? Qual è la differenza tra tutte le carte che abbiamo visto? Capoporta? Sì, quella lui l'ha fatta capovolta perché era una prospettiva araba. Ragazzi, l'Africa è su perché è dalla prospettiva araba. E anche questo relativismo del rappresentare l'immagine del mondo. Come, non dimenticate come ha esordito il professore, l'immagine del mondo. Un arabo come lo immagina il mondo. Con il capovolto, certo. Questo invece è girato. E quindi noi l'abbiamo girata per farvi capire, cioè, lì abbiamo l'Italia, lì abbiamo la Sicilia. Secondo voi la Sicilia, perché rispetto, questa è la domanda ovviamente che è fuori testo, perché secondo voi la Sicilia di Ali Idrisi, ecco, andiamo all'immagine della Sicilia più avanti, ecco questa qua, che poi si dovrebbe capovolgere. Secondo voi perché è così perfetta? Noi siamo nel XII secolo, in alcune rappresentazioni geografiche, in alcune mappe del XII secolo ancora la Sicilia non viene nemmeno considerata. Cioè, l'autore che è inglese, cioè, ha poco interesse in quel periodo a mettere anche le piccole isole, le cose. Perché invece qui abbiamo una rappresentazione abbastanza veritiera, abbastanza oggettiva della Sicilia? Perché secondo voi?
E questo ovviamente non lo leggiamo nel libro di testo, lo possiamo solo immaginare. C'è un motivo. Perché non c'è bomba. Perché la Sicilia era araba. No. Sforziamoci. Cosa c'è in Sicilia? Cosa c'è? Per il commercio, per il mare. No, non è questo. C'è una cosa più importante, che è una montagna, che è la montagna, una delle montagne più alte d'Europa, che era molto conosciuta dal mondo arabo. Seguite. Già i viaggiatori arabi del nord, decimo, conoscevano e alcuni l'hanno anche scalata. Quindi questo ci fa capire anche l'importanza che hanno avuto gli arabi sotto il profilo anche della rappresentazione e della loro terra, oltre che della coltivazione della loro terra. Tutta l'area, ad esempio, orientale della Sicilia era molto feconda e la lava dell'Etna era, come dire, una specie di... diventava col tempo una specie di fertilizzante naturale. Quindi è chiaro che se tu ti poni e vai sopra, cioè questo monte, vai a 4.000 metri, è chiaro che tu padroneggi l'isola perfettamente e tu capisci quali sono non le forme rappresentate mentalmente, ma le forme reali. Cioè dire lì già il geografo arabo aveva gli elementi per fotografare proprio fisicamente una realtà. Questo è il motivo, secondo me, per cui noi abbiamo la Sicilia di oggi. Cioè se invece, se tu prendi un'altra isola, come nel caso della Sardegna, oppure nel caso della Corsica, che tu vedi cose strane, che la Sicilia la vede perfetta, è proprio perché c'è questo grande vulcano, che ovviamente molti viaggiatori hanno scalato, e lì tu hai la rappresentazione, sai un foglio di carta e penna, tu sai perfettamente, ovviamente allora non c'era né la carta né la penna che abbiamo oggi, ma avevano altri strumenti per tracciare, come dire, le misure precise di questa isola. Vediamo che Idrisi ovviamente è stato un grande viaggiatore. Perché è stato un grande viaggiatore? Perché Idrisi era, oggi diremmo, sponsorizzato, finanziato proprio dal re, proprio dalla corona di Sicilia, proprio da Ruggero II. Idrisi è uno che esce dalla Sicilia, lui è nordafricano, qualcuno lo vuole rappresentare come arabo siciliano, però in realtà molti elementi, indizi ci dicono che viene dal Nord Africa, ma non siamo sicuri da dove. Cioè quando si dice viene dal Marocco, beh, insomma, queste sono illazioni, non si hanno notizie, perché poi a un certo punto lui scompare nel 1159 nel corso di una grande sommossa. A Palermo c'è una grande sommossa anti-araba e lui è costretto a fuggire, e qui entra in un altro percorso. Cioè quando si dice che c'era una convivenza pacifica tra il mondo arabo e il mondo cristiano, sì, la monarchia aveva un occhio di riguardo, perché poi aveva tutti i motivi per poterlo avere, perché era, come dire, sia sul piano agricolo, cioè perché le tasse degli arabi erano molto importanti per il regno, cioè tutti questi giardini che funzionavano bene ovviamente fruttavano lo Stato, questo lo dobbiamo dire, ma era importante anche sotto il profilo culturale, cioè quindi c'era questa attenzione, diciamo così, per il mondo arabo. E tuttavia nel corso di quella rivoluzione, di quella rivolta del 59, cioè lì si scompare, si suppone ovviamente che sia andato via. Ora, questo appunto ci permette di capire un'altra cosa che va contro il luogo comune, che non è vero che la Sicilia normanna fu in realtà un intreccio di civiltà. Sì, è vero, però è chiaro che non tutte le fasi del periodo normanno sono andate in questa direzione, e in realtà ci sono stati anche scontri molto feroci. Uno di questi è stato appunto nel 1159-60, quando entra in rivolta l'aristocrazia siciliana contro la corona,
Allora era Guglielmo I, detto il Malo. Detto il Malo perché noi abbiamo un autore di quel periodo che era Ugo Falcando, il quale parla malissimo di questo regnante perché lui difende in un certo senso questi aristocratici che erano in rivolta. Bene, una parte di questi aristocratici assalta gli arabi. Ad esempio, tutti gli arabi che erano all'interno, diremmo oggi, del centro storico di Palermo, vengono scacciati via oltre un fiume che si chiama, ancora esiste, però ormai è un fiume sotterraneo, il Papireto, cioè praticamente vengono scacciati e posti ai margini. E lì incomincia poi il declino del mondo arabo in Sicilia. Bene, ma in questo contesto, in questa situazione in cui si sono aperte anche le vie della storia. Voi avete sentito parlare pari delle vie della storia, io vi dico di no perché è una teorizzazione che sto facendo in questa fase. Ci sono quattro grandi vie della storia, la via del mare, la via dei deserti, la via dei ghiacci e la via delle steppe. Bene, in quel periodo, nel periodo di Federico II, entra in funzione questa grande via delle steppe. Grande via delle steppe che a livello commerciale imbocca, diciamo, è bidirezionale, da oriente verso occidente, da occidente verso oriente, e però sul piano militare è una via che da oriente porta ad occidente. Le grandi invasioni mongole, cioè i mongoli che diventano in quella fase il più grande potere. Il più grande impero della storia. Quindi anche qui cosa siamo? Cioè anche nel periodo secondo siamo in un campo chiuso o in un campo aperto, secondo voi? Siamo in un campo aperto. In questo campo aperto siamo entrati in una nuova fase, ed è quella di cui parlava poco fa il vostro professore, cioè dire la cosiddetta scuola siciliana, perché proprio si arriva ad un nuovo snodo verso la modernità o della proto-modernità, cioè siamo già, diciamo, all'alba della modernità, quando entra in discussione il problema delle lingue. E il problema delle lingue già si pone alla fine del XII secolo, perché già abbiamo delle esperienze anche poetiche, insomma, di questo tipo qua, ma soprattutto arti notarili, ma c'è qualcosa che traluce già. E poi invece viene focalizzata nella maniera piena tra il XIII e il XIV secolo. Il XIII secolo è proprio il secolo di Federico. E Federico, in una situazione in cui tutti si occupano di letteratura, è il periodo dei Trovadores, della poesia provenzale, che sicuramente il vostro professore vi ha spiegato, perché siamo agli esordi della letteratura europea ed italiana, lì nasce la grande discussione delle lingue. Ebbene, in questo contesto e in questa discussione, con un corpo di teatro eccezionale, Federico II entra e irrompe in scena, cioè con la fondazione, attenzione, non nasce in Sicilia, è la scuola siciliana, e ovviamente il regnum che viene lasciato in piedi da Federico ha ancora la sede formale, la capitale formale in Palermo. Però il baricentro, dal momento che ormai l'impero, cioè lui ha nelle mani l'impero che arriva lì sopra fino al Papa, è chiaro che l'epicentro, il baricentro del potere di Federico sale. Infatti lui, l'università, cioè lui fonda una delle prime università d'Europa, dove la fonda? A Palermo o a Napoli? Qui in Napoli, a Napoli. Questo a noi fa capire, cioè, che la Sicilia, che ha dato, diciamo così, il meglio di sé proprio nel periodo di Enrico, lì poi comincia. Però tuttavia rimane una realtà importante proprio attraverso anche questa letteratura, e che non è ovviamente solo siciliano. Noi abbiamo autori come Rinaldo d'Aquino, che non è siciliano, è ovviamente napoletano,
abbiamo, che ne so, Percival Doria, che sono autori, questo viene da Genova, ma ce ne sono altri, vengono da tutte. Poi però abbiamo alcuni autori siciliani, poi abbiamo autori pugliesi, ma poi abbiamo autori siciliani come Jacopo D'Alentini, il notaro, come Oddo delle Colonne, che è messinese, che già conferiscono anche questo degli elementi di importanza alle culture siciliane, perché queste poesie poi, per usare un bruttissimo termine, riescono a veicolare anche qualcosa della parlata popolare siciliana. È chiaro che è un fenomeno complesso, perché non è solo Federico II che si muove. In quel periodo abbiamo anche i provenzali che già, diciamo, riescono a contare moltissimo nel campo della letteratura. Difatti poi abbiamo dei contagi, abbiamo dei prestiti diciamo, di parole che da una lingua passano all'altra, insomma ci sono tutti questi fenomeni qua. Ma dal XIII al XIV poi c'è questa grande eruzione delle lingue nazionali, delle lingue che vengono istituite per fini letterari e poetici, e poi pian piano diventeranno le grandi lingue, le lingue nazionali che ancora oggi noi parliamo. Grazie ragazzi. Ringrazio il professor Vito, perché ha accolto quasi improvvisando, come se fosse un jazzista, il mio invito a parlare di Federico, perché ci tenevo, perché lo stanno facendo adesso, ti ringrazio tanto. E non perdete però di vista uno dei concetti più importanti, con Edilise che ho imparato, e in quel periodo, e che da detto ho amato molto, il concetto di esistere sul campo aperto. Non dimentichiamo, se prima di dare la parola al professore Pisana, soltanto questa cosa ragazzi, perché poi ci hanno molto a casa. Complimenti anche a voi, penso sei molto attento, sono sempre questi ragazzi. E attentissimi, e poi io ormai ho il corso, hanno capito, cioè, questo cioè, hanno afferrato, perché non sempre avviene, sai? Sì. A volte c'è qualcosa, però loro invece sono stati attentissimi e hanno assicurato bene. E quindi grazie anche a voi, ragazzi. No, soprattutto questa cosa, insistete e meditate, e poi magari facciamo qualcosa insieme nel materiale più sul concetto di campo aperto. Non dimentichiamo questa l'ora che stiamo facendo valere per l'educazione civica, che non è uno scherzo, è una materia molto importante, dedicata al primo trimestre alla globalizzazione. Quindi potremmo anche immaginare come forme quasi, cioè di modelli, quasi, che diciamo servirci oggi alla globalizzazione. Io vi ho detto che a passarlo vengo sempre con piacere, se ci sono altre situazioni e trovo questa preparazione. Potremmo volere l'età umanistica fra qualche mese, per esempio. Ah. Potremmo fare rimanere, ti trasmetti molta passione. Io allora, se vuoi ti apro l'email, così nel frattempo ci suggeriamo un pochino. Avete sette ragazzi, anche voi, facciamo girare la